Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Federica. Oggi abbiamo un video unboxing molto molto speciale, make-upposo. Ebbene, abbiamo io ed Eleonora Manni, non so se la conoscete, una youtuber molto più famosa di me, che ha avuto da poco una bimba meravigliosa e fa tantissimi bei video succosi, è una make-up collection gigante. Vlog, insomma, vi lascio il suo canale e il video gemello a questo in info box perché dovete sapere che un anno fa esatto io ed Eleonora abbiamo scoperto che entrambe facciamo gli anni il 27 ottobre. Siamo due scorpioncine, però dolcine dolcine, oltre che velenose. Diciamo che da lì abbiamo iniziato un po' a chiacchierare, a confrontarci su diverse argomentazioni e io sono davvero davvero felice perché ho trovato in Eleonora una persona estremamente genuina, davvero semplice e buona, una persona che non se la tira soprattutto, perché dovete sapere che non è sempre così. Tante volte mi è capitato di approcciarmi a youtuber che si sentono, diciamo, di gradi molto più alti e magari non ricevendo nemmeno risposta. Eleonora è stata da subito super gentile, super cordiale, favolosa. Quindi io ci tengo a ringraziarti pubblicamente, grazie Ele. E per l'occasione, oltre a questo pacco, a questa box di prodotti, ci siamo volute mandare e scambiare anche un piccolo videomessaggio di auguri. Quindi adesso ci guardiamo il videomessaggio di Ele. Ciao Fede, da me è Auri, siamo qui per augurarti uno splendido, splendido compleanno. Adoro la coincidenza che io e te facciamo il compleanno allo stesso identico giorno. Sono davvero felice di questo video e soprattutto di averti scoperto perché sei una delle persone più belle e genuine che conosco qui sul web. E niente, detto questo, io ti faccio ancora tanti 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 auguri a una scorpioncina speciale e ti auguro di passare questa giornata con i tuoi cari e con tutte le persone che ti vogliono bene, spero che i regali ti piacciono. Ciao! E ciao anche da Auri. Di un po'. Ciao Fidi! Tanti auguri a te, tanti auguri a te e la torta a noi. Ok, sì, sono sempre io, sono sempre Federica, riconoscetemi. Sono le 8 di mattina, si è svegliato anche Valeriozzo e sto montando il video. Solo che io ho registrato il video prima di ricevere il videomessaggio di Ele, ci eravamo scambiati gli auguri telefonicamente e cioè, non sapevo ci fosse Auri e mi sembravo veramente una stronza insensibile a non fare neanche un complimento perché sono qui tipo con i cuoricini agli occhi mentre monto il video, guardo il videomessaggio e vedo Auri che si ciuccia la manina, io impazzisco letteralmente, quindi niente, dovevo registrare questo pezzo e aggiungerlo al video perché è troppo bella. Complimenti e le avete fatto una bimba spettacolare. Vale, saluta. Che carina, grazie Ele, grazie mille. Io sono veramente contenta e adesso è arrivato il momento di spacchettare questo pacchettone. Ho travasato tutto in un sacchettone perché è arrivato un pacco, però purtroppo c'era un ferito, quindi ho pulito tutto e ho messo tutto qui dentro e adesso andiamo insieme a scoprire quello che mi ha mandato la Ele per il mio compleanno. Inizio pescando proprio dal sacchetto e ne pesco due perché sono due prodotti uguali ma di due colorazioni diverse. Dovete sapere che io non sono in PR con Mesauda purtroppo, e mentre Ele sì, quindi riceve tutte le novità di Mesauda. Andate a seguirla se vi piace questo brand, a me piace molto, molto valido. E mi ha mandato il Cover Stick Foundation, io non l'avevo mai provato. Mi ha mandato due tonalità, praline e cinnamon, perché io ho una carnagione molto più scura, molto, abbastanza più scura della sua. Vi faccio vedere gli swatch ed è un fondotinta in stick di Mesauda, sono proprio nuovi in tonsi, grazie le adoro. Vediamo gli swatch. Allora, questo è il primo ed è Praline 605 e qui abbiamo Cinnamon che è un pochino più scuro. Credo che il mio colore sia il primo, un po' quando mi abbronzo posso usare il secondo. Spettacolari, molto, sembrano molto molto idratanti e profumati. Ecco qui i primi due prodotti contenuti all'interno di questa box. Andiamo avanti e pesco questo,
io non l'ho ancora aperto, ed è una face mist di Bella Via. Io amo le mist viso e adesso ce la spruzziamo insieme. È una face mist all'aloe vera, rinfrescante. Questo è il pack, abbiamo un bel contenuto, 75 ml. Andiamo a vedere com'è all'interno e la mettiamo subito qui dietro con le mist. Eccola qui, tutta rosa, carinissima. E andiamo a spruzzarcela perché oggi non ho messo neanche il fixing spray, quindi... Il profumo è delicato, fruttato e sa di aloe vera e un po' appunto ricorda dei frutti estivi. Vado avanti, c'è anche un campioncino, Revitalift Laser SPF 20 di L'Oreal. Poi vado avanti e pesco una palette di Revolution. Questa si chiama Revolution Party Ready, non ce l'ho, bene, eccola qui. È stato leggermente sbocciato questo, però vi dico che abbiamo fatto questo video decidendo anche di riciclare un po' i prodotti make up che usavamo meno per gusto personale, per incarnato, e quindi evitare di buttarli e farci un regalo allo stesso tempo. Questa qui è molto bella, ha dei fucsia, dei viola. Ovviamente il primo che viene a sbocciare effettivamente è lui ed è cremosissimo. Vediamo gli altri, facciamo qualche swatch. Ciao, proprio il blu non tanto, ma il fucsia e il viola, guardate qua, molto carina, poi ha tutte le farfalline, bella. Procediamo e troviamo un contorno occhi di Lab Care e si chiama Oro Contorno Occhi ed è oro, cioè proprio dorato. Apriamolo, guardate, cioè è proprio dorato. Ora lo devo assolutamente provare, bello ricco. Rimane un po', non so se riuscite a percepirlo, leggermente dorato. Bellissimo, illuminante, molto molto carino. Adoro i contorno occhi, quelli belli ricchi, io li amo. C'è tutte le rughette qua vicino agli occhi. E finalmente io volevo provarli, sono i Cult Lipstick di Mesauda. Ok, qui abbiamo la colorazione 107 Wispy. Wow, super cremoso, guardate che bello, un bel rosato, bellissimo, cioè, e poi guardate il bullet, ha tutte le M sopra stampate in rilievo, stupendo, bellissimo, bellissimo, e anche magnetico, bello, davvero bello. Pesco. E il prossimo prodotto è una palette di Lotti London e questa ce l'avevo nel carrello. Ebbene, Ele ce l'ha azzeccato in pieno. Guardate che bei malva che ha questa palette, bellissimi. E poi ha questo shimmer, swatch, swatch subito. Cioè, wow, bellissimo. Mamma mia, molto molto carina. E non avevo neanche una palette di Lotti London, ero curiosa di provarle. Andiamo avanti. E qui c'è il ferito, c'era una palette nude di Lovely, purtroppo si è rotta. Ecco, no, è volato fuori il pennellino, ed era anche lei una palette molto neutra. Eccola qui, sono volate fuori due colorazioni. Anche lei una palette di colori neutri con l'applicatore. E questo è il pack, carinissimo, rosa. Andiamo a pescare e troviamo un Geisha Brow Kit polveri sopracciglia che non avevo, così le posso provare. È la tonalità 01, forse è un po' chiarina, però credo che questa possa andare bene per me, questa più scura. Comprende le due polveri, cioè l'applicatore per andare a delineare e lo spazzolino per pettinare. Questo si può anche, credo che si possa anche bagnare magari con un setting spray, così aumentiamo ancora la pigmentazione del colore. Poi c'è una maschera Rose Gold Glitter Peel Off Facial Mask con vitamina A e olio di rosa, eccola qui, ed è di Beauty Formulas. Poi abbiamo un po' di matite sempre di Mesauda. Della linea Artist, cioè abbiamo Artist Eyes e Artist Lips,
sono due artist lips e due per gli occhi. Facciamo gli swatch. La 102 Rosewood, eccola qui, si abbina perfettamente al rossetto, fantastico. Poi la 106 Lici, che è un pochino più meno malva rispetto alla prima, un po' più rosata, questa qui. Mentre per gli occhi abbiamo la 104 Cocoa, che è un bellissimo marrone freddo, eccolo qui, e una matita grigia che si chiama Fog Nebbia 102, e non l'avevo, mi serviva una matita grigia. Devo dire che quelle per le labbra le sento più cremose di quelle per gli occhi, però forse sarà anche dato dal freddo che hanno preso e quindi sono un po' durette. Queste sono le quattro matite che mi ha mandato Ele, grazie! Andiamo avanti e troviamo un blush della linea Soul Matte di Corazona, che io adoro, adoro il brand Corazona, lo sapete. E guardate il blush, questo lo mettiamo subito, andiamo a... Anche se oggi sono un po' più calda e aranciata, andiamo... Prepotente il ragazzo! Molto prepotente, mi piace. Molte volte per me alcuni blush sono molto chiari e mi piace avere un blush un pochino più vivido certe volte. Beh, direi che è abbastanza presente il ragazzo. Questa è la tonalità First Kiss, molto bello. Per me il blush è indispensabile. Andiamo avanti e abbiamo un altro prodotto di Bella Via ed è uno scrub viso al cocco. Quanto amo il cocco, cioè non potete... Mamma che profumo! Io adoro, adoro, adoro. Guardate, bello gel. E questo qua non vedo l'ora di provarlo. Andiamo avanti e c'è un prodotto di Essence. Eccolo qui, è un gloss Juicy Bomb Shiny Lip Gloss. Andiamo a provarlo subito. So di anguria. E abbiamo gli ultimi due prodotti. Siamo arrivati agli ultimi due prodotti del mio regalo di compleanno da parte di Eleonora Manni. Ta-da! Abbiamo un altro rossetto della linea Cult ed è il 101 Manifesto. Bellissimo. Sono veramente cremosissimi. Eccolo qui, anche lui è abbastanza malva, molto bello. Vedete, sono cremosi e satinati questi rossetti, veramente. Mi danno quasi l'idea di un lucida labbra, perché poi quando li stendete, se riuscite a vedere, diventano lucidi, vedete? Da matte, che è il bullet, diventa lucido. Quindi sono proprio super cremosi, idratanti, non a lunga tenuta, immagino. E l'ultimo prodotto è di Astra. Abbiamo il fondotinta The Universal Foundation, che vi ho recensito, che mi è piaciuto e che possiedo, ma in una tonalità molto molto chiara. Quindi sono super contenta, perché credo che questo qui andrà bene con il mio colore. Questo è un fondotinta, è nuovissimo, lo sto tirando fuori in questo momento, eccolo qua, è la tonalità N08V, io dovrei avere la N04, la N05, e guardate, vi faccio vedere quant'è perfetto, perché sulla mano è veramente il colore giusto. Quindi Ele, cioè, grazie, perché finalmente posso mettermi il fondotinta di Astra del colore giusto, e questo lo apprezzo moltissimo, perché è un fondotinta che a me è piaciuto davvero tanto, ve l'ho detto anche in recensione. State connesse, perché presto sul canale arriveranno le novità di Astra. Io ringrazio infinitamente Eleonora per questo regalo, per la persona che è, e rinnovo i miei auguri ad Eleonora. Mi faccio gli auguri da sole, bene, faccio 34 anni, ancora li possiamo dire. Forse ne dimostro di più, forse ne dimostro di meno, non lo so. Io ringrazio tutta la mia community che mi sostiene sempre, e ho ricevuto un sacco di messaggi di auguri, e sono solo le 10 di mattina e sono veramente veramente felice. Ringrazio tutti, ringrazio gli eventuali visitatori del canale di Eleonora, benvenuti. Se vi va di supportarmi, se vi sembro simpatica, sbirciate tra i miei video, iscrivetevi al canale. Io, come sempre, vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video. Da Federica, la donna qualunque.